Artigiancassa premia i Confidi, campioni del credito agli artigiani, e lancia i nuovi traguardi per il 2017. Il fisco prepara i correttivi anticrisi degli studi di settore, attesi entro il 6 marzo i bilanci delle imprese. L'impegno dell'ANAP contro le truffe agli anziani sbarca alle Nazioni Unite a New York. Con Arsenale 2022, imprese e sindacati dettano l'agenda per il rilancio del Veneto. Bollettini truffa, denunce da tutta Italia per i pagamenti chiesti alle imprese. Bentornati all'appuntamento settimanale con il TG di Confartigianato. Artigiancassa tira le somme di un anno di rivoluzioni tecnologiche e per il 2017 punta ancora tutto sull'innovazione. Questo e molto altro all'evento Evolution Next Step, organizzato il 6 febbraio a Roma. Vediamo com'è andata nel servizio di Lorenza Manessi. Sempre più banca degli artigiani, sempre più innovativa e digitale. Artigiancassa archivia un 2016 pieno di novità e rilancia quest'anno la missione di istituto su misura per le esigenze di credito delle piccole imprese. E non poteva che chiamarsi Evolution Next Step, l'evento organizzato il 6 febbraio a Roma per presentare i prossimi passi di un percorso iniziato 2 anni fa con il nuovo piano industriale voluto dal presidente Fabio Banti. E anche quest'anno è stato un anno molto positivo. Per il secondo anno consecutivo aumentiamo la nostra operatività a doppia cifra, più 23%, quindi siamo molto contenti. Diciamo che Artigiancassa adesso ha mollato la sua vecchia storia, che era quella di gestire più che altro delle normative statali che ormai sono andate a esaurimento, e oggi è sul mercato e quindi si misura con questo e i risultati vengono dal mercato. Intercettare assolutamente i bisogni delle imprese, questo è il nostro impegno costante, fare un lavoro di prossimità attraverso l'Artigiancassa Point e riuscire sempre più a avvicinarsi con un servizio sempre migliore nei confronti del nostro cliente, che poi è il nostro imprenditore. E questa è la cosa più importante, e dobbiamo cercare nei prossimi anni a fare ancora meglio e aumentare anche i livelli di tasso di delibera, che sono già buoni ma possono essere ancora migliori. A Evolution Next Step erano presenti al gran completo i vertici di Confartigianato e delle altre sigle dell'artigianato e i massimi esponenti del gruppo BNL BNP Paribas, di cui Artigiancassa fa parte. In platea 900 rappresentanti del mondo artigiano e gli operatori dei Confidi, protagonisti dei risultati ottenuti da Artigiancassa. La banca quest'anno li ha voluti premiare per l'efficienza con cui hanno saputo rispondere alle esigenze degli imprenditori. A conquistare il podio sono stati i consorzi fidi di Confartigianato, Reggio Calabria, Udine e Potenza. Ma non c'è da riposare sugli allori, perché la crisi non è finita e il credito rimane un'emergenza per gli imprenditori, come ha ricordato Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato. L'unico strumento dedicato in esclusiva al credito all'artigianato e alla piccola impresa, costruito per questo scopo, attrezzato anche tecnologicamente con le novità più recenti per rispondere ai bisogni della piccola impresa. Resta ancora da fare da parte della banca un miglioramento sulla capacità di lettura delle singole posizioni. Noi riteniamo che un eccesso di pratiche che non raggiungono l'esito positivo possa essere sicuramente migliorato. Da parte nostra credo dobbiamo più diffondere all'interno delle singoli sportelli territoriali la conoscenza delle possibilità offerte da Artigiancassa. Abbiamo alcune regioni che sono ancora con un ricorso troppo scarso rispetto a quel poco che offre il mercato di alternativo. E allora i campioni del credito agli artigiani devono prendere esempio dai campioni dello sport e delle conquiste spaziali. Artigiancassa ha chiamato sul palco 3 nomi d'eccellenza per raccontare come si vince e si ottengono risultati. Alessandro Campagna, allenatore della nazionale di pallanuoto vincitrice di medaglie olimpiche, Andrea Zorzi, campione mondiale della nazionale di pallavolo, Umberto Guidoni, astronauta della NASA, intervistati dal giornalista di Sky, Fabio Caressa, hanno svelato i segreti per valorizzare il talento dei fuori classe e per costruire il successo di una squadra. Gli effetti della crisi economica si sentono ancora. Il fisco si adegua e anche per l'anno 2016 applicherà agli studi di settore i corrispettivi congiunturali capaci di leggere la reale situazione degli imprenditori nelle loro diversità settoriali e di territorio.
Confartigianato sollecita quindi le associazioni territoriali a raccogliere i dati dei bilanci delle imprese, che dovranno essere trasmessi entro il 6 marzo alla SOSE, la società del Ministero dell'Economia, per l'elaborazione degli studi di settore. Le informazioni contabili serviranno a SOSE per costruire i correttivi e tarare al meglio gli studi di settore da applicare per il 2016. Il segretario dell'ANAP Confartigianato Persone, Fabio Menicacci, è intervenuto alle Nazioni Unite per raccontare il lavoro contro le truffe agli anziani. I dettagli nel servizio di Fabrizio Cassieri. L'ANAP Confartigianato Persone allarga gli orizzonti del proprio impegno contro le truffe agli anziani, sbarcando a New York per portare la propria esperienza durante la 55esima Commissione Economico-Sociale delle Nazioni Unite. Lo scorso 1 febbraio, infatti, il segretario dei pensionati di Confartigianato, Fabio Menicacci, è intervenuto al Palazzo di Vetro dell'ONU come rappresentante della FIAPA, la Federazione Internazionale delle Organizzazioni della Terza Età. Nel quartier generale delle Nazioni Unite, il segretario ha raccontato l'esperienza della campagna contro le truffe agli anziani, che fa dell'ANAP un caso emblematico a livello mondiale. Questa possibilità dataci di andare all'ONU in rappresentanza di FIAPA come ANAP era per rappresentare le buone pratiche che in Italia sono state svolte dall'associazione con la campagna antitruffa nei confronti degli anziani e con le misure che da questa poi sono generate. Dopo l'incontro alle Nazioni Unite, l'ANAP porterà la propria esperienza in altre due prestigiose sedi internazionali. Prima a Ginevra, durante i lavori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove Fabio Menicacci è referente per i problemi della terza età. E poi a Cuba, dove si riunirà l'Assemblea Generale della FIAPA, dal 3 al 6 aprile prossimi. Un appuntamento internazionale fondamentale per le nazioni e le organizzazioni che si occupano attivamente delle condizioni degli anziani. Cuba poi non è stata una scelta casuale, se si considera che negli ultimi anni è aumentato il numero dei giovani che hanno lasciato l'isola e, di conseguenza, l'età media dei cittadini residenti. A Cuba si parlerà di anziani, dei loro diritti e delle politiche attive per la loro inclusione sociale. L'associazione comincia a vedere riconosciuti i frutti dell'attività italiana anche all'estero. Cuba sarà l'occasione dove, come tecnici e come associazione italiana facente parte di FIAPA, ci incontreremo con le altre consorelle europee e mondiali per scrivere la Carta dei diritti mondiali dell'anziano, che nascerà a Cuba e da Cuba sarà presentata sia all'ONU sia all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Vale anche per il riconoscimento avuto dall'associazione all'OMS a Ginevra, dove abbiamo iniziato a rappresentare anche le istanze delle persone anziane italiane in un contesto molto più ampio di quello che può essere il nostro paese. Il lavoro dell'ANAP Confartigianato Persone non si ferma qui, perché la prossima edizione della campagna nazionale contro le truffe agli anziani è pronta per essere portata in ogni città italiana, per una corretta informazione sui rischi legati ad uno dei reati più odiosi, un problema comune a tutti i paesi del mondo. Considerando che dai dati del Ministero degli Interni, negli ultimi 3 anni il fenomeno nei confronti degli anziani ha avuto una riduzione del 3%. Non dico che è tutta farina del nostro sacco quello che è venuto fuori, però molto probabilmente l'aver contattato circa 800.000 persone ogni anno nella campagna di informazione può aver fatto sì che del fenomeno gli anziani siano più coscienti e che magari non cadano più tanto facilmente nelle truffe o nei raggiri che vengono pensati e perpetrati contro di loro. In Veneto, Confartigianato e altre 9 organizzazioni dell'impresa, delle professioni e dei lavoratori si sono alleate per indicare alle istituzioni locali e nazionali la strada del rilancio economico e sociale della regione. Il coordinamento delle 10 sigle, chiamato Arsenale 2022, ha costruito un piano di lavoro e di programma nel quale detta precise priorità su impresa, infrastrutture, innovazione, credito, lavoro, internazionalizzazione, formazione, welfare, contrattazione. I rappresentanti di Arsenale 2022 le hanno ribadite lo scorso 25 gennaio a Roma, incontrando al Senato 40 parlamentari veneti di tutte le forze politiche e il sottosegretario al Ministero dell'Economia Pierpaolo Baretta. Noi pensiamo che adesso con questi parlamentari questo di oggi non sia stato solo un incontro così estemporaneo, ma che parta un periodo di dialogo, una stagione di coesione, soprattutto di obiettivi comuni e di percorsi da fare assieme. Abbiamo aperto una strada, abbiamo aperto una porta e sta a noi nel farsi sentire e nell'essere protagonisti di questi cambiamenti in questo periodo in cui chi non cambia sicuramente ha già tracciato la strada della sua fine.
L'iniziativa Arsenale 2022 ha incassato l'apprezzamento e la disponibilità del sottosegretario Baretta. Questa esperienza di Arsenale 2022 ha il pregio di essere non solo piena di proposte, ma di essere fatta da 10 associazioni. C'è una dimensione collettiva che è quello di cui ha bisogno il Veneto per recuperare solidarietà e fiducia. Decine le segnalazioni che arrivano da tutta Italia per pagamenti inesistenti chiesti alle imprese. Dalla HACCP all'iscrizione alle Camere di Commercio, l'ennesimo tentativo di truffa agli imprenditori. Ce ne parla Fabrizio Cassieri. Per gli imprenditori italiani non sembra esserci pace. Non bastassero le tasse, balzelli e tutti gli adempimenti burocratici del nostro paese, che a batter cassa agli imprenditori artigiani sono anche malintenzionati e truffatori. Negli ultimi tempi, infatti, è aumentato il numero di segnalazioni da parte delle associazioni territoriali su tentativi di truffa con l'invio di bollettini fraudolenti per presunti pagamenti dovuti agli obblighi di legge. Da Ravenna alla Brianza, da Modena a Grosseto, da Padova alla Spezia, passando per Perugia e Teramo, è tutto un susseguirsi di denunce e segnalazioni per l'ennesimo tentativo di truffa agli imprenditori italiani. Diversi territori e diverse le richieste avanzate alle imprese, a cominciare dal pagamento del registro operatori HACCP inviato alle imprese dell'alimentazione, che sarebbe un'adesione volontaria, ma che dal testo del bollettino sembra essere un obbligo di legge. Un altro tentativo di truffa è relativo alla richiesta di versamento dei presunti diritti camerali delle Camere di Commercio, che, come è noto a ogni imprenditore, si pagano con l'F24 o per via telematica. Bollettini che hanno ricevuto numerose imprese italiane, che in realtà sono pubblicità di proposte commerciali che ovviamente non hanno nulla a che fare con le Camere di Commercio. In caso di dubbi, tutti gli uffici territoriali di Confartigianato sono a disposizione di imprenditori e cittadini per riconoscere bollettini truffa come quelli denunciati in questi giorni. Chieti, 20 febbraio, una nuova era per il credito alle PMI. Confartigianato Abruzzo organizza un convegno per presentare tutte le opportunità di finanziamento a disposizione dei piccoli imprenditori. Bologna, dal 17 al 20 marzo, a Cosmo Prof è di scena la bellezza artigiana. Anche quest'anno Confartigianato Benessere partecipa al Salone Internazionale della Profumeria e della Cosmesi, riflettori puntati su Hair Ring, competizione per i nuovi talenti dell'acconciatura. È arrivato il momento in chiusura di vedere insieme che numero hanno scoperto i nostri amici dell'Ufficio Studi, nella nostra rubrica Il Numero della Settimana. 110,9 sono i miliardi di euro di valore delle operazioni di pagamento elettronico su POS con carta di debito effettuate in Italia nell'ultimo anno. È tutto, l'appuntamento come sempre è per lunedì prossimo alla stessa ora sul nostro sito e sul nostro canale YouTube. Buona settimana e buon lavoro.